Di settembre a Desenzano del Garda. Come vi dicevo, questo è un festival. Ma cosa stai dicendo? Ai tuoi lecci tra le righe di questo ragazzo complicato che vive di ricordi e si nasconde. Perché ho le api? Ma le devo prendere tutte, porca miseria! E un'altra cosa, ho fatto domanda in comune per fare la mozzarella di bufala con latte di vacca. Pensasse che sono un burattino di stracci e mi regalasse un pezzo di vita, probabilmente non direi tutto ciò che penso, ma penserei a tutto ciò che dico. Volevo stare un po' da solo per pensare. E frattempo voglio ringraziare per la collaborazione Giuseppe Pinnola, in collaborazione con il Salone Marisa di Caprino Veronese, per aver curato con tanta predilezione i capelli, il look di tutte le nostre ragazze in gara. Ve li ripresento, li richiamiamo? Facciamo un applauso ai concorrenti di Mister del Garda! Soave. Complimenti. Silvia Pegoraro. Partecipato questa sera. Presentatore e conduttore della 15ª edizione del Festival del Garda, ma qual è il successo di questo Festival del Garda? Il successo nasce dal fatto che innanzitutto la gente è portata ad arrivare in piazza. Oggi non siamo più molto abituati a divertirci insieme agli altri, soprattutto apprezzando la cultura, perché ciò che
fa del Festival del Garda una scommessa vincente è proprio il portare la cultura nelle piazze, i talenti e soprattutto fare una cosa fondamentale, cercare di incentivare i giovani a lavorare, a studiare, a prepararsi, ma poi per esibirsi, quindi anche un aspetto che sia di valorizzazione del loro talento e delle loro aspettative. Quindi il Festival del Garda ha una valenza sociale e culturale importantissima ed essendo organizzato con molta serietà è più l'aspetto, ripeto, culturale, la serietà e la cultura sono un binomio che dà garanzia di un prodotto eccellente che infatti riscuote un sacco. Dopo due anni di assenza torna il Festival del Garda a Bussolengo e a premiare la nostra reginetta, gli assessori del comune di Bussolengo, eccola qui, la bellissima Michela Persico, 19 anni, viene da Bergamo. Michela, sei contenta? Contentissima, è stata una bellissima esperienza anche perché eravamo in 18 bellissime ragazze e quindi c'era molta competizione, ma tra di noi è stata una bellissima esperienza, ci siamo trovate benissimo e vabbè, era una serata. E la finale quando è? Molto difficile, l'11 settembre, però sarò in finale io insieme alle altre ragazze che sono comunque passate, anche loro altre bellissime ragazze, molto simpatiche. Una bella soddisfazione, diciamo, Michela. Sì. Bene, allora noi ti auguriamo la vittoria, come l'auguriamo ovviamente anche alle altre concorrenti che arriveranno in finale, saranno 12, vi diamo appuntamento l'11 settembre a Desenzano per la finalissima del concorso. A presto, ciao ciao!